L'Ecosimò non si ferma, non si può fermare. La nostra redazione resta attiva anche in tempo di quarantena. Anche noi continuiamo a vederci, a confrontarci e crescere insieme, perché noi vogliamo fare scuola. Qualche anno fa siamo partiti con il lancio di un giornale online. Siamo diventati esperti nelle interviste. Abbiamo organizzato e curato eventi che hanno riguardato il nostro liceo. Abbiamo registrato la realtà e giocato con la fantasia. Abbiamo incontrato persone vere. E abbiamo inventato personaggi verosimili. Da qualche tempo siamo diventati anche degli speaker radiofonici. Con la nostra Radio L'Ecosimò. Ora siamo tutti a casa, ma non ci fermiamo. Continueremo a pubblicare articoli sul nostro sito. Podcast sui nostri canali radio. Tanti contenuti sulle nostre pagine social. Stay tuned. Vogliamo sentirci ancora uniti. E vogliamo guardare avanti. Per questo motivo vogliamo che anche i nostri lettori ed ascoltatori siano protagonisti su L'Ecosimò.it. Come state passando la vostra quarantena? State riscoprendo voi stessi. E la bellezza o tristezza dello stare da soli? Sentite la mancanza dei vostri compagni? Volete dire loro quello che non avete mai detto? Inviateci riflessioni, opinioni e i frutti della vostra creatività. I vostri racconti, le vostre poesie. Meme, video, foto, vignette, pensieri. Nei direct Instagram di L'Ecosimò.it o su redazione@L'Ecosimò.it. Noi ci siamo e vogliamo che ci sia anche tu. Noi ci siamo e vogliamo che ci sia anche tu. 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 Anche